Nella puntata del 29 settembre 2024 di Verissimo, condotta da Silvia Toffanin, gli ex concorrenti del Grande Fratello, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, sono stati ospiti per la loro prima intervista televisiva dopo essere diventati genitori. La coppia, originaria della famosa casa di Cinecittà, ha recentemente accolto la loro figlia, Camilla. Durante l'intervista, Zenga e Cannavò hanno condiviso la loro storia d'amore e i cambiamenti apportati dalla nascita della bambina. Zenga ha sorpreso Rosalinda con un anello trilogi, che ha alimentato le speculazioni su un possibile matrimonio, anche se ha affermato che il regalo era un gesto per ringraziare Rosalinda della gioia di essere diventato padre. La piccola Camilla è stata al centro della discussione, con la coppia che ha raccontato come la sua presenza abbia portato gioia ma anche sfide. Hanno menzionato l'importanza di mantenere viva la loro relazione per affrontare le sfide della genitorialità, ed hanno rivelato un rimedio miracoloso per calmare i pianti della neonata, i massaggi del papà, che aiutano a rilassarla. Andrea ha assistito al parto e ha descritto l'esperienza come intensa e commovente, esprimendo ammirazione per la forza di Rosalinda. Non conosci quanto una donna può essere forte finché non la vedi affrontare un parto. Il nome della loro figlia, Camilla, è stato scelto da Andrea, mentre Rosalinda ha riflettuto sulla sua vita, esprimendo sorpresa e gratitudine per come sia riuscita a costruire una famiglia dopo un percorso difficile. In conclusione, Andrea ha rinnovato i suoi sentimenti per Rosalinda, promettendo di darle il meglio di sé. Tuttavia, Silvia Toffanin ha richiamato l'attenzione sull'importanza di un eventuale annuncio di matrimonio, lasciando aperta la possibilità di un futuro impegno tra i due. La puntata ha offerto uno sguardo intimo sulla loro storia d'amore e su come la genitorialità abbia arricchito le loro vite.